stato Giordano Cestari. E allora chiudiamo la nostra parte della trasmissione, il terzo collegamento, ma non per questo meno importante, quello che riserviamo ai libri e alle nuove uscite, da Reggio Emilia con Pierfrancesco Grasselli. Allora, piccolo biglietto da visita di te stesso, uno scrittore molto prolifico con diversi generi, è vero? È vero, è vero. Vado dal, appunto, come hai detto tu, piccante, ed erotico, già in quello che hai, menzionato prima, L'inferno ci vado in Porsche, che poi è questo, l'ho portato, come... Ah, vediamo, vediamo, aspetta, bello, bello, già questo è Sì. molto, molto spinto. All'epoca, nel lontano 2007, aveva dato abbastanza scandalo. Questo è il precedente, l'ultimo Cuba Libre. Va bene, no? Cioè, da riprenderlo, Proprio. l'importante è che se ne parli. Sì, no, 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 aveva funzionato, in effetti, ma io poi non è che mi sono mai venduto, cioè ho sempre scritto quello che mi andava di scrivere. All'epoca avevo questi li ho scritti tra i 25 e i 28 anni, quindi mi andava di scrivere quella roba lì e ho scritto quelle cose lì. Scusa, c'era qualcosa di autobiografico o di qualche sogno in cui lo scrittore riverbera i propri desideri nel suo personaggio? Perché succede così, no? C'è una specie di simbiosi con i propri personaggi. Sì. Senz'altro c'erano delle parti autobiografiche, c'erano delle parti autobiografiche e di ritratto del mondo che mi circondava. Quindi tutto il mondo della movida all'epoca era ben più accesa non dico di oggi, ma anche di qualche anno fa, Emiliana e milanese e cortinese anche erano romanzi abbastanza sì, fedeli dal punto di vista della fotografia sociale di una società che adesso è cambiata, si è evoluta E sono evoluti anche leggermente, i tuoi libri. diciamo, cosa? Anche Sono il mio cambiati anche percorso, sì, anche il mio i percorso senz'altro, tant'è che poi più avanti negli anni ho cominciato questo lavoro che si intitola La ricerca di se stessi, in 5 volumi. Che è una specie di viaggio attraverso la letteratura e attraverso l'esoterismo, la metafisica di tutte le culture religiose, che ho incarnato in tutta una serie di maestri che il protagonista incontra. È un prodotto enciclopedico molto interessante, però passi dai libri erotici alla metafisica. Io rimango sempre Esatto. fedele ai primi, se mi passi i primi Sì. mi interessano di più. Io, tra l'altro, per l'occasione mi sono vestito in stile 50 sfumature di grigio, e anche perché immagino che Vedo. qualcuno abbia detto, ma Grasselli, lei scrive un po' libri da 50 sfumature, quel libro poi con il suo seguito, con i suoi film, che ha sdoganato questo genere, vero? Certo, assolutamente. Anche Vediamo già anche prima, qualche volendo copertina. con. Certo. Vediamo anche qualche copertina così a raffica dei tuoi libri, perché in realtà non hanno inventato nulla quelli che hanno fatto il libro delle sfumature, no? Esistevano anche prima questi libri, magari meno popolari a livello mondiale, dico bene? C'era molto erotismo, c'è sempre stato molto erotismo in tutta la letteratura. Uno dei miei autori preferiti, è sempre stato Henry Miller, che con l'esoterismo ci sguazzava. Allo stesso tempo, però, raggiungeva dei livelli molto alti e molto importanti anche in filosofia, e i suoi libri sono un mix di appunto di trivialità e di contenuti elevatissimi. Beh, Questo invece è questo qui. abbiamo visto però un titolo prima, insomma, che mandava a quel paese l'amore, ma come? Non sono libri Ah, sì, intrisi un po' questo. in stile Harmony, in stile Liala? Sì. No, qui sono proprio di carnalità e meno spiritualità, dico bene? Questo sì, questo senza dubbio. Questo è abbastanza autobiografico, fa parte di una trilogia. Che è abbastanza autobiografica. Il primo era appunto Fanculo Amore, una provocazione chiaramente come All'inferno ci vado in Porsche il titolo. Il secondo è uscito pochi anni fa e si intitola Tromba d'aria. Sì, un Tromba d'aria leggero gioco di parole. senza l'apostrofo in questo sottile Ah, gioco di Daria è una parole, ragazza. esatto.
È un gioco di È parole la anche piuttosto bionda che vediamo nel raffinato. quadro. Ah, ho capito. Un gioco di parole piuttosto raffinato. E poi ho visto che hai scaricato Miss Italia. E ho scaricato Miss Italia, anche quello è un romanzo ambientato nelle nostre zone, una sorta di giovane Holden dei giorni nostri, con questo ragazzo che Ah, viene un buttato fuori di casa, iperogenerazionale. esatto, e viene buttato fuori di casa dai genitori perché finge di fare l'università per un certo numero di anni, al che vive una serie di rocambolesche avventure. Tra cui anche gli capita di scaricare una ragazza che dopo diventa Miss Italia, quindi dopo Allora, si io non mangia anche un po' so, le mani, diciamo per. immagino, un po' come la moglie di Trump che mollò Trump per Rossano Rubiconi, come si chiamava, per poi scoprire che il marito sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti. Una bella fregatura, insomma. Però, per dire, se tu sei l'alter ego dei protagonisti, io mi permetto di avere un po' di invidia. Ma detto questo, ti chiedo, hai sempre avuto la passione per la scrittura? Sempre, sempre, da quando avevo 14 anni, cioè a leggere ero abituato anche da prima, da quando ero bambino, ragazzino. Ho sempre avuto questa passione a partire dalle prime favole che ascoltavo con le cassette, c'erano i raccontastorie ai tempi, si ascoltavano fiabe lette da grandissimi attori. Molto, e quindi mi si è sviluppata questa passione. Poi a 18 anni ho cominciato seriamente a provarci. E il primo libro, però, è uscito quando avevo 28 anni, quindi ho dovuto aspettare, ho fatto 10 anni di tentativi. Ma alla Poi fine hai all'epoca trovato non c'erano l'editore giusto, neanche. però. Alla fine ho approdato a Mursia, che Come mi ha dato editore fiducia, nazionale. appunto. Sì, e dopo sono usciti cinque con lui, con lei, perché poi è la figlia di Ugo Mursia, che adesso gestisce la casa editrice, Fiorenza, e ne abbiamo fatti cinque, uno all'anno, non è escluso che adesso ricominciamo a farne altri, e poi ho anche altri editori, adesso al momento sto lavorando con Pendragon, ne è appena uscito uno. Ecco, qual è attualmente, perché tu sei molto prolifico, come ho detto, sei molto fertile. Quali sono quelli nuovi, degli ultimi più nuovi? I più nuovi sono Don Giovanni all'Inferno, che è appena uscito con Porto Seguro Editore ed è illustrato. Illustrato molto bene, tra l'altro, da Silvano Scolari, insegnante alla scuola comics di Reggio Emilia, che lavora per la Disney, per la Marvel. Ha fatto un lavoro veramente egregio, sono assolutamente onorato di aver lavorato con lui. Quindi con Don Giovanni che arriva nei giorni nostri, arriva ai giorni nostri. In realtà è Don Giovanni quello di Mozart La Ponte, riesce a scappare dall'inferno con l'aiuto della morte che Don Giovanni seduce e abbandona, e dopodiché vive tutta una serie di. Però alla fine lo rimandano ai giorni nostri invece che ai suoi tempi. Quindi deve Bello, un attimo interessante. adattarsi, ma. E comincia poi a sedurre donne a tutto spiano anche ai giorni nostri. Questo è Ma uno. Poi ce n'è un altro. lì dietro hai un camino? Sì, è un Ma cammino, è un cammino. quando scrivi e magari quello che stai scrivendo non ti piace, appallottoli la carta come si vede nei film, come fanno gli scrittori, e lo butti nel camino? Succede col Ma è manoscritto un che gesto ormai molto teatrale, ma oggi non va più di moda perché si perché fa tutto scrivendo a col computer. computer. Esatto. Dovrei buttare anche il computer, ma si rivelerebbe un po' dispendiosa Non la faccenda, è un quindi caso. L'altro cancello e libro basta. nuovo invece che hai, quello più fresco L'altro di libro nuovo è quello appena uscito appunto con le edizioni Pendragon di Bologna e si intitola La Musa. La Musa è la storia di questo scrittore, Raimondo Spallanzani, che compare in un altro mio libro anche e comparirà ancora. Che è uno scrittore quarantenne, diciamo in crisi creativa, col blocco dello scrittore, sta scrivendo un romanzo che ha per protagonista una vera e propria femme fatale, però ha bisogno di trovare una musa ispiratrice per questo personaggio che sta delineando. Allora cosa fa? Dopo un po' di tentativi di vario tipo, mette un annuncio nella bacheca della biblioteca del piccolo paese in cui vive, frequentata da studentesse e quant'altro, e trova la musa. e cerca una musa ispiratrice. A un certo punto si presentano alcune candidate e poi se ne presenta una
speciale, lui capisce subito che è lei e la musa, e dopo comincia il racconto vero e proprio. E c'è il lieto fine. Senti, velocissimo, dove li troviamo i tuoi libri? Questo I periodo di libri cui si stiamo trovano parlando. in libreria, alcuni si trovano solo su Amazon, per esempio La ricerca di se stessi, perché li ho fatti uscire in modo indipendente, la maggior parte si trova nelle librerie. Perfetto, perfetto. Allora, prossimamente ci sentiamo, che ne voglio uno a casa di carta, Mica ebook, con Assolutamente tanto di dedica personalizzata. Mi raccomando, e verrai la tua firma, provvisto di firma tutto. di Pier Francesco Grasselli. Grazie, grazie mille per la tua simpatia e la tua disponibilità. Ci vedremo Ringrazio. presto, se vorrai. Grazie ancora, salutaci Reggio Emilia Volentieri. e il tuo bel cammino e la tua ispirazione e le tue muse. Ciao, buona serata. Ciao, Ciao grazie Cristiano, mille. grazie. Ciao, 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 ciao. grazie. Abbiamo finito anche per stasera, puntuali, puntuali. Ringrazio il mio cronometro qua di fianco e anche la regia di Antonio Garzillo. Appuntamento con il nostro programma la prossima settimana, dal lunedì al venerdì su TV Qui. E guardo il mondo da un oblò e un po' mi divertirò. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', se sono triste mi travesto come Pierrot, poi salgo sopra i tetti e grido al vento, guarda che anch'io